Buongiorno ragazzi, oggi andiamo al lago di Antrona e vediamo un po' com'è il tempo là, perché davano pioggia oggi, fortunatamente c'è un bel sole. Adesso vado a fare colazione al bar. Primo giorno di apertura, apre alle 7 e mi faccio trovare lì. Ok, ragazzi. Bella lì. Ciao ragazzi, siamo arrivati. Ci sono un po' di camper, un bel parcheggio e poi giù sotto c'è anche un camping a qualche chilometro più sotto. Adesso andiamo verso il lago, andiamo a piedi, ci fermiamo qua. Diciamo che c'è posto anche qui per i camper, però non c'è nessun divieto. Sapevo venivo su. Adesso facciamo il giro del lago, sento la cascata. Qui c'è il ristorante. Allora, il lago che vedete adesso è un lago artificiale, dovuto a una frana caduta nel, adesso non mi ricordo l'anno, mi sfugge. Comunque ci sono state delle vittime, hanno sommerso il paese e niente, si è creato questo bacino artificiale. Adesso vi faccio vedere. Facciamo un giro. Adesso noi siamo qua, facciamo questo giro. Adesso andiamo a vedere la cascata e poi scendiamo giù.
È un ottimo posto questo qua. E ti fanno anche fare il falò. E ci sono dei punti dove fai il falò alla grigliatina, insomma. Vedi, c'è proprio anche qua. Ognuno ha il suo spazio, insomma. Bellissimo. Ah, cazzarola, è un bel posto. Stiamo facendo tutto il giro del lago, anzi andiamo giù a vedere un po' com'è qua. Voilà. Basta recuperare un po' di legno, carbonella e via. Ecco, siamo arrivati alla cascata. C'è scritto di non tuffarsi. Vediamo un po'. Attenzione, pericolo. Ok. Vediamo un po'. Mamma mia. Fa venire un po' i brividi. Okay, vi ho portati con me in questo meraviglioso lago. Se volete farvi un giro, cercate su Google Maps il lago di Antrona e vi porta direttamente qui. È un bel posto comunque per i bambini, aree picnic, griglia, barbecue, si può fare di tutto. Sosta camper gratuita o uno se ha mai i servizi ci sono. C'è il camping più sotto, comunque per chi ama la libera questo posto è fantastico. Ragazzi, non è finita, non è finita, c'è questa scarpinata da fare perché io pensavo si continuasse sotto il giro del lago, invece bisogna salire e passiamo sotto una cascata che poi è quella che ho ripreso da sotto. Ok, ci siamo. Siamo fuori allenamento, raga. Cioè, una figata pazzesca.
È un po' inquietante perché giù si tracola da tutte le parti. Comunque siamo dietro la cascata. Comunque mi sto letteralmente cagando addosso. Cioè, ho un po' paura, eh? Però ragazzi, sto in diretta così se mi succede qualcosa, almeno sapete dove sono. No, scherzo, non sono in diretta comunque, mamma. Un po' di vertigini, cazzo. Porca miseria. Porca miseria, non si può più tornare indietro, ormai sono a metà. Mamma mia. Aiuto, aiuto. Ok, ci siamo. Al pensiero che ci sono stati dei morti, fa rabbrividire tutto questo ammasso di macerie.